Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Mondo Virtuale Official Channel, sono il vostro amichevole videomaker Dalm e oggi siamo qui per una nuova reaction al trailer di X-Men Dark Phoenix. Purtroppo questo video è uscito un po' tardino perché sono appena tornato a casa da lavoro, adesso registro, poi tempo di montare e di caricarlo sul canale, ma non perdiamoci in chiacchiere, partiamo tra 3, 2, 1... Questo è è l'intro. Credi di potermi curare? Jean, tu non sei malata. Bellina Jean Grey, piccolina. La mente è fragile. Basta un piccolo colpo per spingerla nella direzione sbagliata. Charles, che cosa hai fatto? Dovevo mantenerla stabile. L'ho protetta. Dalla verità? Protetta non è la parola giusta. Sono venuta a cercare risposte. Senti che il tuo posto non è qui. È vero. Non riescono a comprendere quello che sei. Si sta trasformando. In cosa? Non sei venuta a cercare risposte. Sei venuta a cercare approvazione. Jean. È piena di rabbia. Di dolore. Che si sprigionano insieme. Jean ha perso il controllo, ma è ancora nostra amica. È colpa tua, Charles. Il mondo è in pericolo. Mi dispiace di non averlo impedito subito. Ti dispiace sempre, Charles. E c'è sempre una predica che non interessa a nessuno. C'è ancora speranza. Non farlo. Hanno ragione a temermi. Ho visto il male. E lo continuo a vedere ora. Cosa c'è da dire? È un primo trailer che ci fa bene o male capire un po' come sarà la storia. Abbiamo Jean Grey che perde il controllo dei suoi poteri, diciamo si sta evolvendo e lei è una delle mutanti più forti dell'universo degli X-Men, quindi diciamo che è una bella gatta da pelare. Prossimamente arriverà anche il video Un Mag Consiglia riguardo alla Fenice Nera appunto dei fumetti nella versione Luxury, quella con la copertina in pelle, parleremo lì della storia a fumetti. Nel film, allora questo dovrebbe essere l'ultimo film che va a chiudere diciamo l'era degli X-Men Fox, perché... ok che Gambit dicono che vogliono iniziare a girarlo a inizio 2019, però secondo me avrà già qualche impronta Marvel Studios, quindi questo dovrebbe andare a chiudere questo arco narrativo cinematografico degli X-Men iniziato con X-Men l'inizio. Una Fenice Nera l'avevamo già vista nel terzo X-Men conflitto finale di Bryan Singer, mi pare fosse il primo sicuro, il secondo oddio, forse tutta la trilogia di Bryan Singer, non mi ricordo, però avevamo già visto una Jean Grey abbastanza incavolata e io sono curioso come no. Diciamo che questo filone di film li ho seguiti ma non approfonditi. L'inizio mi è piaciuto, X-Men l'inizio mi è piaciuto, la trilogia di Bryan Singer mi è piaciuta da morire, l'X-Men l'inizio mi è piaciuto, così come Giorni di un futuro passato, Apocalisse un po' meno, leggermente meno, diciamo che ho seguito con un po' più di foga la storyline di Wolverine, terminata da Dio con Logan, mi è piaciuto da morire. Però non lo so, non mi ha convinto tantissimo questo trailer, però fa quello che deve fare, non mostra tanto, mostra il necessario per creare un po' quell'alone di hype, per farci capire, per farci sapere che il progetto non è andato a morire come molti pensavano, visto che la Fox, passata in mano alla Disney, si pensava appunto che tutti questi progetti andassero a morire, così come New Mutants, che non vedo l'ora di vedere perché mi ispira da morire. E boh, ditemi la vostra qua sotto, ragazzi. Io sono un po' perplesso, non mi ha entusiasmato tanto, forse perché a me gli X-Men non è che fanno impazzire, però a livello cinematografico ci hanno sempre portato delle storie, chi più chi meno gradevoli. Questo qua potrebbe essere figo. Una cosa che mi dispiace, o forse no, diciamo che sono da una parte e dall'altra, aver visto una Fenice bella con le fiamme, tutta figa, si intravede, ma non ce la fanno vedere bene alla Brilarson nel trailer di Captain Marvel, alla fine tutta bella, cosata di potere, stragnoca, con questi occhi luminescenti. Qua si fa intravedere, però ci fa capire che una cosa molto importante è che probabilmente sarà un film molto introspettivo per quanto riguarda i personaggi, si andrà a scavare nella psiche di Jean Grey. Questa è una cosa che nei film degli X-Men è stata fatta e no. In alcuni film bene, in alcuni film meno bene, però questo film deve andare a scavare nella psiche, nella testa, nel cervello di Jean Grey, e questa è una cosa buona perché si eleva dal classico cinecomics. Quindi speriamo, il tempo ce lo dirà, aspettiamo che esca questo film e poi vedremo. Ragazzi, io vi saluto, vi ricordo che stasera, o meglio, vi ricordo che 3 volte a settimana io sono su Twitch per chiacchierare e giocare, lunedì, martedì e giovedì. Iscrivetevi al nostro canale YouTube cliccando la campanella con è di metallo, quindi manipolatela come il grande Fassbender nei panni di Magneto, fatela suonare. Iscrivetevi e anche ai nostri social, siamo su Facebook, Telegram, Instagram, dove Maga posta ogni giorno una foto, e usate il nostro hashtag Io Sono Un Virtuale. Vi saluto, corro a montare questo video perché sennò non esce in tempo. Ciao!